C'era un cazzo di buco, uno c'era, lì è andata, lì, nel punto esatto, al limite della torretta che l'avrebbe abbattuta, bastarda. Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo episodio di Factorio e precisamente nella nostra simpatica Space Exploration, dove andiamo a fare cose che non erano state programmate, ma va bene lo stesso. Allora, cosa è successo? Come avete potuto vedere dal pezzettino iniziale di video, purtroppo ultimamente, sarà per sfiga, sarà perché è sfiga. Le ultime meteore che sono cadute un po' troppo vicino alla base, quindi di conseguenza adesso bene o male dobbiamo andare a coprire le zone che vengono tralasciate, diciamo, dalla copertura di questi Meteor Point Defense. E penso che qua vada bene. Non si vede un cazzo perché doveva esserci la cosa, ma non si vede la ceppa. Perché la mod che mi fa vedere al buio di notte e ogni tanto batte i ciocchi. E penso che qui vada bene, sì. Ok. Dicevamo quindi, no, devo togliere la mappa. Cosa dobbiamo fare? Allora, innanzitutto dobbiamo mettere almeno un paio di cose in più, un paio di cose che sparano, di cui uno l'abbiamo già messo, c'è un angolino scoperto come qua, ma spero che non mi becchino di nuovo, e l'altro pezzo da coprire è questa cosa abnorme del mall che mi ero completamente scordato di aggiornare. E niente, quindi andiamo un attimo a coprire queste due zone, di cui una è già stata coperta, e poi facciamo le cose serie che si fanno di solito durante l'episodio. Allora, dunque, cosa dobbiamo fare? Allora, eravamo rimasti che dovevo fare i chip blu o i processori, che dir si voglia. Fatemi un po' vedere sta zona qua come si copre. Non è molto chiaro, ma sì, sarebbe da mettere tipo qua di fianco dovrebbe essere. Si vede un... Ah, aspetta, togli un po' i roboporti. Eh sì, qualcosa in più. Senza roboporti si vede. Dovrebbe essere questa zona qua all'incirca. Quindi andiamo a metterlo qua di fianco. Perfetto. Qui di fianco, quindi per me è qua. Ci abbiamo un albero da togliere, tanto per cambiare. Perfetto. Ok. Allora, dunque. Eccoci qua. Allora, cosa abbiamo fatto nel frattempo? Apriamo la mappa. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è sicuramente questa, ovvero abbiamo iniziato a creare l'impianto che ci produce i chip blu o processore, che dir si voglia. L'unico piccolo difetto è che adesso come adesso, siccome ci sono ancora un mucchio di underground belt da, eccola qua, un'altra meteora di gusto. No, si è schiantata poco fuori dalla nostra portata. E non ha fatto danni, per fortuna. Comunque, dicevo, dato che stavamo costruendo questa cosa qua, l'unico problema è che, essendoci ancora molte belt, underground belt che erano da costruire, siamo rimasti un attimo bloccati perché il giochino doveva, con i robottini, doveva ancora finire di aggiornare le ultime underground, e quindi eravamo fermi. Nel frattempo, tra le botte di sfiga, una balla e l'altra, aggiungendo qualche Meteor Point Defense, tipo ne ho aggiunto uno qua in stazione perché non era coperta, siamo andati sotto con la corrente. Quindi ho dovuto, perché questi motori a vapore sono
adesso vi faccio il conto col cellulare che ce l'ho qua a portata di mano, sono 4900 kW. Se riesco a fare il conto, sono 900 per cos'è che sono 44? Allora, sarebbero 39 kW, cioè 39, scusate, 39 MW. Purtroppo, prima dell'introduzione dei nostri simpatici pannelli solari, eravamo praticamente sempre al limite, anzi, addirittura c'è stato un momento in cui sono andato ad intaccare la carica dell'accumulatore, cioè che è questa batteria qua che è ancora in fase di costruzione. Siamo andati a toccare questa e quindi la cosa mi ha fatto girare un po' le palle e quindi abbiamo ampiamente fatto una cosa simpatica. Abbiamo continuato con giusto giusto il pelo. Abbiamo continuato la nostra strisciata di roboporti, ci siamo portati in una zona, non mi ricordo più perché non l'ho messa, potevo metterla anche qua forse, però non mi ricordo perché l'ho lasciato vuoto questo. Comunque ho portato i roboporti fin qui in alto e qui in alto, come potete vedere dalle lucine gialle lampeggianti, ho iniziato a costruire il nostro simpatico oggetto chiamato Solar Panel. Non è un simpatico oggetto, sono più oggetti, ma va bene lo stesso. Questi qui non so bene per quale motivo li ha costruiti in automatico senza che io li mettessi, senza che io facessi niente. Qua manca un pezzo di radar. Invece tutti gli altri sono rimasti temporaneamente bloccati dal fatto che cioè i robottini stanno disboscando allegramente il sottobosco. Detto ciò, cosa dobbiamo fare oggi? Allora, innanzitutto, sì, piccola aggiunta che ho fatto, visto che non avevo assolutamente voglia di andare a ricostruire io gli oggetti rotti, ho creato il kit di riparazione nel mall, così almeno ce lo togliamo dalle palle. Sì, un'altra cosa che ho fatto, che a breve poi sfrutteremo, non me lo fa vedere perché mi devo avvicinare io a mano, quindi a questo punto è stato, che poi non è una cosa che è immediata, è una cosa diciamo futura. Ho impostato nel nostro vagone ristorante che abbiamo lì attaccato al nostro treno personale che ci porta in giro per la mappa. Ho impostato i vari slot perché grazie anche ai se riuscissi a camminare dritto nei posti corretti. E ho attivato anche il treno della pietra. Comunque ho impostato il nostro vagone, tranne uno slot che non so ancora cosa ci devo mettere. Ho impostato il nostro vagone in modo che ci trasporti tutta roba che ci possa servire durante una giornata di costruzione o cose del genere. Quindi ho messo una sfilza di binari sulla prima linea per costruire ovviamente per costruire verso il punto in cui devo andare. Poi abbiamo messo 1, 2 e 3 slot che sono semaforo normale, semaforo a catena e stazione, uno slot vuoto che non mi serviva, cioè non so cosa metterci ancora, ma trovo qualcosa lo troviamo, le granate per disboscare manualmente per velocizzare la cosa, l'esplosivo per dirupi che devo ancora creare, ma servirà poi anche per distruggere alcune zone della mappa perché ho visto che ci sono un po' troppe montagne. Il riempimento perché ci sono un po' di laghi da coprire. Tubi sotterranei, tubi classici, robottini normali, cioè robottini logistici, robottini da costruzione, cassa gialla, cassa rossa. Probabilmente andando avanti col gioco mi serviranno anche le casse viola e no, le casse blu. Sicuramente le casse viola non lo so. Cassa standard di una stack di braccetti, ma probabilmente ne serviranno due. Ripartitore veloce, underground, belte rosse, tre stack, trivella elettrica, palo grande, palo medio, tre stack di accumulatori e quattro stack di pannelli solari. Così, una volta che poi ho avviato il tutto, riusciamo a fare cose. Quindi, dopo questo excursus di corrente, di oggetti vari ed eventuali, possiamo procedere con la costruzione di altre cose.
Allora, adesso dobbiamo andare a pescare i nostri simpatici oggetti che ci servono e che sono esattamente i Underground e Frizzi e Lazzi. Allora, dunque, andiamo a pescarli così finiamo quel cazzo di affare blu e poi passiamo alle ricerche che sennò non ci asciughiamo più. Allora, gli underground dovrebbero esserci quasi tutti, perfetto, ormai ci siamo refullati. Prendiamoci anche qualche stack rossa e di belte rosse e depositiamo amichevolmente le stack gialle che non ci servono più. Già che ci siamo, ci depositiamo anche no, i ripartitori che li buttiamo direttamente qua dentro nel crafting. Sì, c'è un po' di merda nell'inventario, ma poi bene o male, poi me la tolgo. Poi, allora, andando nella zona di costruzione, cosa dobbiamo aggiungere? Ci mancano soltanto gli underground per collegare il tutto e siamo a posto, perché non mi sembra ci sia niente di particolare da aggiungere. Allora, qui abbiamo ai chip verdi, non so se l'avevo fatto prima, ma li avevo palafini e poi li avevo collegati. Qui abbiamo, allora, questa qui è l'uscita, questa qui è l'entrata di qualcosa e lateralmente, adesso vediamo se va bene fatto così, se no apportiamo varie ed eventuali modifiche, lateralmente dobbiamo aggiungere ancora l'acido solforico che non ho ancora prodotto, ma produrrò probabilmente qui in alto. Quindi, per produrre l'acido solforico, io opterei per prendermi tre di queste. Adesso vediamo ancora dove incastrarle, ma penso che messe così qua di fianco vadano benissimo. Magari non lì perché l'ho staccata di una. Allora, dunque, l'acido solforico, dov'è? Mi sono perso l'acido. Ah, eccolo qua. Zolfo, piastra di ferro e acqua. Allora, lo zolfo non ce l'abbiamo, dobbiamo farlo, mannaggia il cazzo, ma non penso sia un problema, anzi, forse involontariamente avevo fin ragione a fare sta cosa, ovvero facciamo questa cosa qua. Allora, qua facciamo lo zolfo che vuole acqua e GPL, qua facciamo l'acido solforico che vuole acqua, zolfo e piastra di ferro. Perfetto. Allora, la piastra di ferro la andiamo poi a pescare da qua sotto, probabilmente adesso vediamo bene dove. Qui impostiamo i processori. Non mi fa impostare un cazzo, tanto per cambiare. Ecco qua, perfetto. E poi questi qua adesso teoricamente dovremmo girarli sulla sinistra, perché è l'ingresso è invece di qua sulla destra. Perché l'ingresso dell'acido solforico pensavo di farlo a lato. Sì, tendenzialmente sembrerebbe corretto, ma forse no, perché sicuramente c'è qualcosa che mi sfugge nei vari collegamenti. Sì, qualcosa mi sfugge, però attualmente ho il vuoto di memoria su cosa stia sbagliando. Forse perché qua non riesco a mettere il braccetto che pesca, probabilmente. Quindi questo qui devo fare praticamente due belte centrali che portano cose e una belt che fa uscire altre cose. Quindi devo spostare questo di uno. Devo spostarlo di uno sicuramente. E qui al centro ne devo aggiungere una. Ok, niente, devo rifare l'impianto. Non tutto, però parzialmente devo rifarlo. Quindi questo qua è tutto da togliere, che non va più bene. Qua bisogna aggiungere un'altra belt che porta oggetti. Uno in meno, grazie. Questo è da togliere. Perfetto. E di qua, come dicevo, rifacciamo il tutto. Poi di qua facciamo togliti, grazie. Qua facciamo così, giratevi tutti,
Ok, perfetto. Qua sembrerebbe che siamo a posto adesso. Dovremmo avere tutto in regola. Dobbiamo soltanto ricordarci che dunque l'impianto, questo qui, praticamente potrei fare una strisciata unica di tubi effettivamente, che forse mi viene meglio. Forse così va molto meglio. Qui facciamo così, qua facciamo così, qua ci vuole un underground di coso che ci arriva pure bene. Qui è caduto un meteorite, ma non dovrebbe aver fatto danni anche perché è caduto distante. Qui giriamo i due cosi perché così siamo più comodi per fare cose. Questo qua probabilmente lo giriamo nel verso opposto adesso. Beh, così questo qua lo zolfo esce e lo facciamo andare sotto. Facciamo così. E qui l'acqua gliela facciamo arrivare in un modo. C'ho dell'acqua qua vicino, non è? Ma sì, oddio, potrei farla arrivare da sopra. No, ho il tubo dell'acqua qua vicino, mi sembra. Allora, qua c'ho il GPL e l'acqua. L'acqua ce l'ho qua. Sì, è più vicino a farlo arrivare da qua l'acqua. Magari la faccio passare sopra così non ingombra. E non ci resta che mettere praticamente adesso di questi qua. Oh, ne ho soltanto 10, peccato. Ne posso fare qualcuno in più? 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi sono 14. Dicevo, allora questi qua facciamo che butta fuori così. Li butta fuori così. Però stavo anche pensando che questa cosa qua, questi oggetti qua, ok che vengono buttati fuori, ma per pescare gli oggetti verdi e rossi c'è bisogno di una trafila in più di cose che vanno messe qua. Quindi bisogna fare una modifica, ovvero questa. Qui underground sale, scende, sale, scende, sale, scende, sale, scende, sale, scende e sale. Ok, qua dovrebbe essere giusto perché adesso facciamo la furbata del secolo perché non ci ho pensato a farla prima. Questo qua deve pescare dalla linea distante, giusto? Quindi questo qua deve pescare dalla linea distante, noi lo mettiamo come fantasma, così in automatico il nostro simpatico, anzi i nostri simpatici robottini si mettono a lavorare. Poi di qua invece facciamo la stessa cosa, sopra sotto, sopra sotto, sopra sotto, su tutta la linea, in modo che qua di nuovo andiamo a pescare. Qua mi serve un pezzettino di lineetta in più, grazie. Andiamo a pescare così i vari. Ah no, sto qua non va bene. Vacca puttana. Qua bisogna farla al contrario, quindi. Qua bisogna farla al contrario, quindi questa qui davanti. Questa scende e poi risale di qua. Scende e risale di qua. Bisogna farla opposta rispetto a quella del. Dovrebbe essere giusto, mi sembra. Scende e poi sale qua. Mi sembra sia giusta, ma non ne sono per niente convinto. Perché anche qua, per esempio, qua bisogna farla scendere e salire. No, questa è da fare così, questa è da fare così. Ho sbagliato io di uno. Ho sbagliato io di uno. Quindi questo scende e risale, questo scende e risale, questo scende e risale. A sto giro dovrebbe essere giusto perché adesso con questo qui, questo pesca, no, faccio pescare da qua, questo pesca qua,
Questo pesca dalla linea di là, questo di là, questo di là, questo di là, questo di là e questo di là. Ok, quindi questo qua l'abbiamo fatto, è giusto. Quindi ci manca soltanto quelli che pescano dalla linea vicina, che dovrebbero essere questi qua. Qua ti manca un pezzettino di nastro. E qua idem, gli mancano quelli che pescano dalla linea. No, qua gli manca uno che pesca dalla linea lunga, che potrebbe essere benissimo questo. Posso piazzarlo anch'io, chi se ne frega. E poi mi mancano tutti quelli che pescano dalla linea corta, che sono questi qua. Ok, adesso invece, adesso siamo perfetti. Devo soltanto capire come mettere adesso la corrente, però è così, per adesso è perfetta. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, vado a prendermi la sottostazione, ne piazzo una qua sotto e una sopra e chi si è visto si è visto. Ok, perfetto. Una volta che collego l'impianto, siamo a posto e possiamo produrre i chip blu e procedere nei prossimi episodi con le nuove ricerche, sperando che non vengano fuori altre grane. Per il momento, signori, visto che non è partito neanche il timer, quindi ho di nuovo perso quanti minuti ho registrato, ci salutiamo e ci vediamo nella prossima puntata. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!